del Salone del Mobile a livello mondiale è tuttora la più grande vetrina del design in tutte le sue applicazioni. La cosa più interessante sarebbe che tutta la gente che viene poi a visitare il Salone del Mobile venisse in massa la sera prima a vedere come tutto cambia nel giro di 24 ore nemmeno, perché credo che veramente sia questa la grande straordinarietà delle imprese italiane e non, che comunque fanno il Salone del Mobile. Io credo che quella sia veramente la cosa che tutti gli anni mi dà eccitazione, alla mattina quando arrivo, dopo aver lasciato magari alle 2 di notte la fiera, vedermela lì tutta pulita, ordinata, con la gente nei corridoi. Io credo che questa sia per me l'emozione più grande. Assolutamente niente contro al design autoprodotto, anzi credo che anche a livello tecnologico il fatto di queste stampanti 3D e quant'altro stiano aprendo orizzonti diversi da quelli a cui eravamo abituati. Devo dire che mi fa più ribrezzo, fra virgolette, quando parlano di tendenze, natura e quant'altro. Adesso tutti questi ragazzini fanno sti mobili in legno, tutti anche devo dire abbastanza simili, che è la cosa più anti-ecologica che esiste, se vogliamo. A parte le mode, io credo che invece questa, che è una voglia di esprimersi, anche una voglia di farsi vedere, che una volta era molto più difficile, che oggi con i blog e anche con internet è completamente cambiata il modo di comunicare le cose, basta guardare per la musica, voglio dire, perciò è qualcosa che non è solo parte del design, credo che faccia parte proprio di un aspetto giovanile che è nato con i social network e quant'altro, e che appunto internet ha fatto in modo di poter amplificare e rendere visibili. Come sempre c'è lo stand di Cartel, che ormai è diventato un riferimento, mi dà anche un po' fastidio dirlo perché sembra quasi di autocelebrarmi, ma insomma alla fine è diventato un po' la cosa che succede al Salone del Mobile. Poi a livello di progetti certamente ci sono dei nuovi progetti di illuminazione per Cartel che reputo interessanti, perché è un lavoro non solo su un materiale sempre in evoluzione come la plastica, ma anche appunto cercare di fare nuove sfide per tipologia di stampo, di materie, eccetera. E poi senz'altro qualcosa a cui sono molto legato è M-Mobili, perché è l'evoluzione del legno inteso come mobile contemporaneo con, secondo me, quello che si riesce a cercare di fare per far evolvere questo materiale, che se no ha sempre un po' una connotazione classica.